Parliamo adesso con l'allenatore, già dire allenatore è una cosa nuova, della Giana, Andrea Chiappella. Allora Andrea, la prima da mister, direi è andata discretamente bene. Ma sì, dai, come risultato ci può stare, secondo me. Si è vista una partita aperta, probabilmente con un po' più di cattiveria, un po' più una miglior gestione di alcuni episodi si poteva anche portare a casa, però la partita è stata buona, ecco, sotto tutti i profili. Nel primo tempo, insomma, due traverse, tante occasioni, lì bisognava essere più cinici. Probabilmente sì, magari le due tre sfrutti quelle occasioni, vai in vantaggio, giochi una partita un attimino diversa, invece sei stati costretti a rincorrere, però dai, fa parte un po' del calcio e quindi sei stati bravi, secondo me, a non mollare, a non disunirci e a mantenerci sempre corti tra le parti. Quindi una volta recuperata abbiamo avuto anche la possibilità per vincerla, non è arrivata, però va bene così, ecco. Insomma, quello è sembrata la cosa migliore della squadra oggi, due volte sotto, insomma, non è semplicissimo. Ma come cosa mi è piaciuto? Beh, sicuramente l'intensità, l'approccio alla partita era quello che ho chiesto, di non sbagliare questo tipo di situazione, ed è stata buona. E poi mi è piaciuta quella voglia di provare a giocarla a viso aperto, senza paura di sbagliare, è quello che sto chiedendo, e quindi mi sembra che sia andata abbastanza bene. Per te invece questo primo mese da allenatore com'è? Ma sicuramente un po' di emozione c'era, sotto invece il profilo del campo, così invece è sempre calcio, quindi mi è sempre piaciuto un calcio un po' a 360 gradi, quindi mi ci sto ritrovando abbastanza bene, ecco, e quindi va avanti bene. Campionato come lo vedi? Come vedi i ragazzi? Che campionato sarà quello della Giana? Ma è un campionato corto perché ci sono 9 partite, quindi sarà un campionato da giocare tutte le partite proprio alla morte, quindi ci aspetta proprio una serie di partite intense, ecco, molto ravvicinate ma intense.